Allora, per questo progetto utilizzerò un cotone da lavorare in contemporanea in doppio con un uncinetto da 3 mm per avere la consistenza giusta e il cotone è un titolo 5. Queste sono le caratteristiche. Mercerizzato, cioè quel cotone un po' lucido e rigido, tipico per lavorare all'uncinetto. Queste qui sono le caratteristiche, un filato che ho preso al mercato, altre notizie non ci sono, questo è quanto. Iniziamo con un cerchio magico, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi all'interno di questo cerchio che stringiamo un pochino per lavorare e tenerlo meglio, andiamo a fare altre 15 maglie alte, così che in totale ne avremo 16. Due, tre, quattro, cinque e così via fino a 16. Completate le vostre 16 maglie alte. Adesso dovete stringere il cerchio e chiudere con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali, in questo modo. Prossimo giro iniziamo con 4 catenelle, carichiamo il filo, andiamo nella prossima maglia a fare una maglia alta e una catenella. Nella prossima ripetiamo identico, una maglia alta e una catenella. Nella prossima una maglia alta e una catenella. Continuiamo fino a completare tutto il giro e ad avere 16 maglie alte separate l'una dall'altra da una catenella. Alla fine di questo giro una catenella e chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza delle 4 catenelle d'inizio, in questo modo. Giro numero 3. Iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Rientriamo nella stessa maglia e facciamo una seconda maglia alta. Adesso una catenella di separazione e andiamo adesso a lavorare in ognuna delle maglie alte sottostanti, due maglie alte e una catenella. 1, 2, catenella. Nella prossima, 1, 2. Catenella. Nella prossima 1, 2, catenella e così via per tutto il giro. Terminiamo questo giro con una catenella e una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali. Giro numero 4. Adesso andiamo a ripetere esattamente quello che abbiamo fatto al giro precedente con l'unica differenza che aumentiamo di una catenella. Quindi iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi
Poi nella maglia alta successiva andiamo a ripetere una maglia alta. E adesso invece di fare una sola catenella ne facciamo due, 1 e 2. E ripetiamo, prossima maglia alta, una maglia alta, nella prossima una maglia alta, 2 catenelle e ripeto. Chiudiamo questo quarto giro con 2 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella del giro, di inizio giro. E da qui poi non vi faccio più vedere le chiusure dei giri perché sono sempre uguali, cioè si va sempre a chiudere nelle catenelle di inizio giro con una maglia bassissima, quindi è inutile ripetere sempre. Giro 5. Iniziamo con 3 catenelle che prendono il posto della prima maglia alta e poi facciamo una seconda maglia alta nella stessa catenella, la stessa maglia d'inizio, così che nella prima maglia faremo 2 maglie alte, nella successiva invece andiamo a farne una soltanto. Poi 2 catenelle, nella prossima maglia alta quindi ripetiamo 2 maglie alte nella stessa maglia, nella seconda maglia alta sottostante una sola maglia alta e poi 2 catenelle. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Iniziamo il sesto giro con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e come abbiamo fatto al giro precedente rientriamo in questa stessa maglia per fare una seconda maglia alta, mentre sulle 2 maglie alte seguenti ne facciamo solo una. Una e una. Poi 2 catenelle. E ripetiamo nella prima maglia alta 2 maglie alte, una e due, nelle seguenti due una sola, una e una, 2 catenelle di separazione e ripetiamo. Allora, adesso posso andare avanti con questo schema di aumento, cioè lavorando sempre 2 maglie alte nella prima maglia e una in quelle seguenti, fino a raggiungere il diametro che mi occorre. Per esempio, con questi giri 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 6 giri siamo arrivati a 13 cm di diametro. E se stiamo facendo un cappellino per una neonata, è sufficiente questo aumento e fermarsi qui e quindi continuare a lavorare senza aumentare. Io voglio fare ancora un altro giro perché voglio farlo per una bambina un pochino più grande, quindi proseguo ad aumentare in questo modo al settimo giro con 3 catenelle, nella stessa maglia un'altra
maglia alta e poi una maglia alta in ognuna di quelle seguenti. E poi 2 catenelle in questo modo, e lo faccio su, vedete, ogni gruppo. Quindi sulla prima maglia alta vado a farne 2 per fare l'aumento, poi sulle altre ne faccio una soltanto. Se devo fare un cappello per adulto, ovviamente lavorerò fino a raggiungere il diametro di 17 centimetri, in genere è quello il diametro che occorre per una testa adulta, oppure mi fermerò dopo per un diametro di 15, che è il diametro della testa di una bambina un po' più grande, a seconda insomma delle indicazioni che vi ho dato per calcolare la misura precisa. Aggiunto il diametro che volevo, e cioè di 15 centimetri, quindi adesso io smetto di aumentare e da questo momento in poi ripeterò sempre lo stesso giro senza fare aumenti. Vi mostro come lo andiamo a lavorare. Allora, iniziamo con 3 catenelle e poi rientriamo nella stessa maglia a fare una seconda maglia alta. Adesso nelle maglie alte seguenti andiamo a fare una sola maglia alta, tranne l'ultima dove non ne facciamo proprio nessuna. Allora, nella prossima una maglia alta, nella prossima una maglia alta, nella penultima una maglia alta, l'ultima non la lavoro e vado a fare direttamente le 2 catenelle. Adesso al prossimo gruppo ripeto la stessa cosa. 2 maglie alte nella prima maglia alta. 1 e 2. Poi nelle 1, 2, 3 maglie seguenti vado a fare una maglia alta in ognuna di esse. 1, 2 e 3 e l'ultima la salto e faccio le 2 catenelle e ricomincio da capo. Vado avanti così adesso a lavorare in questo identico modo per tutti i giri seguenti. Vedete che man mano che lavoro giri senza più aumentare, ma appunto ripetendo questo schema che vi ho appena mostrato, il cappello inizia ad incurvarsi e a prendere la giusta forma. Allora, ho eseguito 7 giri con gli aumenti e poi altri 6 giri senza più aumentare. Adesso vado ad eseguire il 7° giro senza aumentare, ma passo da un uncinetto di 3 mm ad uno da 2 mm più piccolo per andare a stringere un pochino la circonferenza prima poi di andare a riallargarla per fare la tesa. E semplicemente vado a ripetere lo stesso tipo di lavorazione, identica, solo che la faccio con un uncinetto più piccolo. Faccio sempre il mio solito giro senza aumento, dove lascio l'ultima maglia alta non lavorata, e invece nella prima, vedete, ne faccio 2.
Allora, con l'uncinetto numero 2 ho lavorato altri 2 giri. Allora, in totale ho fatto 15 giri, di cui i primi 7 ho aumentato, gli ultimi 8 ho smesso di aumentare e adesso sono pronta per andare a creare la tesa. Allora, io arrivo, vedete, all'inizio delle orecchie. Quando arrivo più o meno all'inizio delle orecchie, per me è tempo di creare la tesa. Se volete farlo un pochino più lungo il cappello, chiaramente potete fare anche un altro giro, vi regolate un po' voi. Dal centro della testa fino all'ultimo giro, il cappello è lungo senza tesa 15 centimetri. Adesso, sempre con l'uncinetto numero 2, andiamo a fare il giro preparatorio per la tesa. Questo giro preparatorio prevede di fare tutte maglie basse e andremo a fare quindi una maglia bassa in ognuna delle maglie sottostanti. Faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e inizio con la prima maglia bassa. A seguire vado a fare una maglia bassa in ognuna delle maglie seguenti. Quando arrivo nello spazio delle catenelle, nello spazio vuoto, faccio 1 e 2 maglie basse nello spazio e poi riprendo a fare le maglie basse sulle maglie alte. Continuo a lavorare in questo modo per tutto il giro. Alla fine di questo giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. E adesso torniamo ad usare l'uncinetto da 3 mm per fare la tesa vera e propria. Iniziamo con una catenella e rientriamo nella stessa maglia iniziale per fare una maglia bassa. Anche nella prossima maglia facciamo un'altra maglia bassa e sono 2. Nella prossima un'altra maglia bassa e sono 3. Nella prossima un'altra maglia bassa e sono 4. Adesso nella prossima maglia farò 2 maglie basse nella stessa maglia, 1 e 2. Devo ripetere questo modulo per tutto il giro, cioè aumentare di una maglia dopo ogni 4 maglie basse. Rivediamo. Una, due, tre, quattro. Adesso nella prossima vado a farne 2. 1 e 2. Continuo in questo modo per tutto il giro, aumentando ogni 4 maglie basse. Adesso facciamo altri 2 giri di maglie basse semplicissimi, senza fare aumenti, ma andando a lavorare, vedete, una maglia bassa in ognuna delle maglie sottostanti. E in questo modo facciamo 2 giri. Al prossimo giro torniamo ad aumentare. Questa volta lo facciamo dopo ogni 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4. 5, adesso nella prossima 1 e 2 e ricomincio. 1, 2, 3, 4, 5 e nella prossima 1 e 2. Ripeto, e adesso facciamo altri 2 giri di maglie basse. Senza fare alcun aumento. Questo è il primo e ne faccio un secondo.
E adesso andiamo a fare l'ultimo giro decorativo, lo iniziamo con una catenella, carichiamo il filo, saltiamo una maglia, in quella dopo una maglia alta, una catenella, ricarichiamo il filo, rientriamo nella stessa maglia e facciamo un'altra maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia, in quella dopo facciamo una maglia bassa e ripetiamo sempre uguale per tutto il giro. Una catenella, salto una maglia, in quella dopo una maglia alta, una catenella, nella stessa maglia un'altra maglia alta, una catenella, salto una maglia, in quella dopo maglia bassa. Ripetiamo questo piccolo merlettino per tutto il bordo del cappello e il nostro cappello è terminato.